Buongiorno, buon giovedì, è già affollata la palestra di Lune Fitness, ci avviamo verso il fine settimana, quindi il rush finale prima del riposo per chi lo fa. Buongiorno ad Antonio, buongiorno a Marzia che anche oggi ci accompagnano in un mini itinerario di movimento. Continuiamo a lavorare sui glutei, vero Antonio? I bicipiti femorali, sì. Questa volta lo facciamo, Marzia ci illustra, con la macchina, la multi-hip che abbiamo noi. È un esercizio che isola il gluteo e il bicipite femorale. La catena posteriore cinetica è meno interessata perché si ha il sostegno, quindi è un lavoro più concentrato sul gluteo e sul bicipite femorale. Si può scegliere l'angolazione del corpo, però in questo caso andiamo a salvaguardare la zona lombare. È una macchina che ci mette in sicurezza. Si utilizzano carichi sicuramente inferiori rispetto all'esercizio precedente, che abbiamo visto la precedente puntata, che è molto più complesso. Quindi è più semplice. Se vogliamo è più semplice, sì, considerando che siamo noi a doverci adattare alla macchina, quindi in base alla nostra struttura, al modo nostro di muoverci, la macchina è fissa. Quindi quando lavora per noi la macchina, noi lavoriamo di meno. E se vogliamo, sì, siamo noi che veicoliamo, poi che interpretiamo l'esercizio, scegliendo il peso, le angolazioni, l'altezza. La macchina poi ha diverse regolazioni e noi le adattiamo a noi. Facciamo in modo che l'esercizio diventi efficace, perché si possa regolare in altezza, in estensione e si può variare l'inclinazione. Quante serie bisogna fare? Qui anche in questo caso 4 serie, tenendo le ripetizioni medio-alte, 12-15 ripetizioni. I glutei, che sono una delle parti del corpo a cui la donna tiene di più, possono essere tenuti, diciamo, sodi, possono essere valorizzati a qualsiasi età o c'è comunque un inevitabile effetto del tempo che non si può contrastare? No, l'effetto del tempo c'è, ma contrastarlo con attraverso l'esercizio, l'uso dei carichi, non bisogna alleggerirli con l'andare dell'età, non troppo perlomeno, ma lo si può contrastare proprio con l'esercizio fisico. La sedentarietà certo non aiuta. E questa è la variante casalinga dell'esercizio che Antonio e Marzia ci hanno appena mostrato. Marzia indossa delle canevigliere, che è l'unico strumento che si dovrebbe avere a casa, ma con il lockdown, mi diceva prima Marzia, quasi tutti si sono procurati delle cavigliere, no? Sì, infatti sono cavigliere da un chilo. Vediamo il movimento effettuato precedentemente con la macchina, lo vediamo eseguire a corpo libero. I muscoli interessati sono sempre gli stessi, glutei e bicipiti femorali, il movimento è praticamente identico. Marzia lo sta effettuando con la gamba tesa, lo si può effettuare per chi ha problemi di tensione lombare anche con la gamba semitesa, in maniera da sgravare un po' il lavoro sulla zona lombare, questa zona qui. E si possono effettuare però in questo caso, essendoci meno carico rispetto alla macchina utilizzata, più ripetizioni e qualche serie in più. Si possono fare 5 serie da 20 ripetizioni. Qui ci si appoggia sì. In un posto all'altezza del petto, deve sì. essere questa la postura, quindi può essere un mobile di casa, una credenza, sì. una scala. Sì, certo. E con le cavigliere possiamo fare tanti altri esercizi a casa. Sì, no? Sì. Si possono lavorare l'esterno delle gambe, l'interno delle gambe, i glutei anche in altre posizioni, in zona carponi oppure allunga distesi pancia a terra. Si possono effettuare tanti lavori. Questo per esempio è l'esterno delle gambe. Questo esercizio è la parte esterna delle gambe. Anche in questo caso 5 serie da 20 ripetizioni sono sufficienti.
Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie a Marzia, grazie ad Antonio, che ritroveremo nelle prossime puntate di Buongiorno Fitness, e noi ci trasferiamo al ristorante Alusea insieme alla nostra dietista. Eh sì, oggi il piatto è proprio goloso. Buongiorno dottoressa Marina. Buongiorno. Manieri, ci occupiamo di primi da Alusea Bistrò. Stiamo andando per gradi, quindi abbiamo iniziato dai crudi, poi i cotti, antipasti cotti e freddi, ed oggi arriviamo al primo. Dedicheremo due puntate ai signori primi piatti, perché è veramente l'elemento principe della nostra tradizione. Qui abbiamo gli stracci, che sono proprio una specialità di questo ristorante, una pasta fatta a mano che ha una tradizione, vero dottoressa? Sì, assolutamente. Intanto il formato di questa pasta è un formato storico, molto diffuso sia in Abruzzo ma anche in altre regioni del centro Italia, come per esempio il Lazio, la Toscana e il Molise, ed è il formato delle grandi occasioni. Quindi diciamo questa sorta di sagna un po' larga, che tra l'altro ha anche una farina particolare. La solina. Sì. Ed è uno spunto per parlare. Qual è la differenza tra questo tipo di farina e le altre tradizionali? Le farine normali. Sì. Allora, la differenza è che anch'essa è tipica del luogo. È una farina appunto abruzzese che si è sempre coltivata a partire dal XVI secolo nelle zone montane della nostra regione, che produce un grano tenero che ovviamente viene macinato e viene lasciato integrale, in modo da trasferire tutte le proprietà al piatto che poi si mangia, ed è una farina adatta soprattutto alle lavorazioni manuali, appunto come ne vediamo qui. E sotto l'aspetto nutrizionale qual è la differenza? E la differenza è quella di un prodotto integrale rispetto a un prodotto a base di farina bianca, quindi essenzialmente che contiene tutte le parti del chicco del grano, quindi sì la crusca, quindi quello che poi ci dà quel colore un po' più scuro del prodotto, ma anche e soprattutto il germe, che è la parte interna, quella poi destinata a diventare pianta, che contiene un sacco di acidi grassi essenziali, vitamine come per esempio la vitamina E. Grazie dottoressa Marina Manieri, domani come detto riprenderemo il discorso primo piatto con una variazione completamente diversa, insomma non ha niente a che fare con questo piatto, ma vi lasciamo un po' di suspense. Seguiteci anche domani a Buongiorno Fitness, grazie al nostro tecnico Alberto Capo, grazie a tutti voi, buona giornata. Buongiorno. Wah 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 wah.